Buonanotte, sono tornato. Scusa l'assenza, ma ho avuto un sacco di cose da fare. Se non mi conosci, mi presento. Sono Turi, sono un disegnatore, vivo in Inghilterra e come te in questo periodo sono un recluso. Beh, forse un po' più di te perché non posso neanche uscire da camera mia, ma questo poco importa. Bene, se è la prima volta che mi ascolti, sappi che io chiacchiero. Ma alla fine, qualcosa di pratico ne esce fuori anche dalle mie parole. In questo momento dove tutti hanno a che fare con se stessi, tutti hanno a che fare con la solitudine, io mi trovo bene, ma non perché io sia chissà quale superuomo o chissà perché tutti mi chiedono come faccio a sopravvivere alla reclusione in camera mia. È molto semplice. Io mi sono allenato quando ero piccolo. Se non conosci la mia storia, sappi che io dai 10 ai 18 anni ho vissuto in una casa in campagna e il primo negozio era a 1 chilometro di distanza, in una strada senza luci, senza marciapiedi. Insomma, un posto non bellissimo per un adolescente. Così spendevo tutti i miei pomeriggi, perché dopo la scuola non c'era anima viva in giro, spendevo tutti i miei pomeriggi dopo i compiti a disegnare e non ero neanche bravo. Beh, poco alla volta forse un pochino lo sono diventato. Continuo a disegnare, ma quello per mestiere, insomma. E ti confesso un segreto. Devo dire che ho imparato a fare le cose, quindi a disegnare, a suonare la chitarra, insomma, fare le fotografie, tutte cose che ovviamente si fanno da soli. L'ho imparate perché mi andava di diventare una persona che faceva quelle cose, ovvero non disegnavo tanto per, ma volevo fare il disegnatore professionista. Non suonavo la chitarra tanto per, ma mi sarebbe piaciuto suonare in un gruppo. Bene, poco alla volta, con il tempo, ho imparato a fare queste cose discretamente. Ho iniziato a disegnare per professione, adesso continuo a farlo. Ho avuto una band, ho suonato e mi sono tolto qualche piccola soddisfazione. Qualche lezione di chitarra l'ho presa. Qualche 9 anni e qualcuna l'ho pure data. Vabbè, di base la differenza che mi ha spinto a continuare a fare tutte le cose che ti ho detto, se non di più, non è stato tanto il piacere nel farle, ma nell'immaginarmi una persona diversa, una persona che comunque ti poteva dare una mano d'aiuto, insomma. Ma non è che io risolva problemi di importanza internazionale o mondiale, ma se qualcuno vuole un disegno io glielo faccio, se qualcuno vuole imparare a suonare 4 accordi li imparo. E sono diventato quello che avrei voluto essere. Quindi utilizzo questo tempo per pensare, dopo questa quarantena, insieme a tutti i chili che dobbiamo perdere tutti, che cosa potrei fare per essere quella persona che ho sempre voluto essere. Lo so, se hai già ascoltato tutti i miei 50 podcast forse questo concetto l'hai sentito, ma è bene in questo momento ricordarci che staccarci forse dalla figura di noi stessi che è sempre in pigiama, seduto sul divano, con le patatine in mano, che non aspetta altro che inizi un'altra serie di Netflix, beh, forse questo è il momento giusto per iniziare a riprogettare noi stessi. Perché male che vada, se dobbiamo rimanere ancora a casa o ci troviamo qualcosa da fare e farla bene, oppure se usciremo e usciremo tutti, beh, che persona vuoi essere? Insomma, hai avuto modo di riflettere in questi giorni o siamo stati tutti annebbiati dai bollettini, il telegiornale e anche le cose che ci piacciono, dai tiramisù fatti in casa, la pizza della mamma e tutte le dirette Facebook, insomma. Allora, prepariamoci un po' come ha fatto Rocky quando doveva affrontare Ivan Drago, solamente che questa volta dobbiamo affrontare noi stessi. È tutto qui quello che devi fare. Ovviamente libero di sentirti con gli amici, con le amiche e magari di confrontarti e dire: sai, ma che cos'è che dovrei cambiare secondo te? Ovviamente evitate i discorsi sul peso che sono proibiti in queste settimane, ma iniziate a fare una mappa di voi stessi. Sai, io devo dire che quando poi ho iniziato a disegnare abbastanza bene, mi guardavo allo specchio, nonostante mi stessero cadendo i capelli, con un po' più di soddisfazione. Quindi quando imparate, quando fate delle cose, in realtà lo specchio
non sarà un nemico, perché adesso, passandoci davanti, vedrete una persona diversa, cioè sempre la stessa, magari con meno, con meno vestiti addosso, perché adesso siamo tutti sbragati a casa in pigiama e in pantofole, ma vedremo una persona diversa. E forse è anche il caso che ci vestiamo un po' meglio anche quando stiamo a casa. Mi ci metto nel mezzo anch'io, che per fare le dirette mi cambio solo la giacca e la camicia. Quindi di conseguenza, se non vuoi temere lo specchio, se vuoi aprire la porta con un nuovo te stesso, inizia, inizia, inizia. Non importa se non hai nessuna strumentazione, se ce n'hai una parte, ti confesso una cosa. Io prima di ricominciare a registrare questo podcast, dicevo sempre: appena arriva il microfono nuovo, riprendo a registrare. Poi ho detto: no, però ci starebbe bene anche un video podcast, quindi forse è meglio che abbia anche una webcam. E poi devo avere il tempo, non ho il tempo per registrare, effettivamente sono stato impegnato. E allora, quando ho avuto il tempo, quindi 10 giorni di solitudine in camera mia, ho avuto altre cose da fare per lavoro e ho rimandato, quindi non ci raccontiamo la storia che ci mancano gli attrezzi. Adesso ti lascio, perché stranamente qui è più difficile registrare, visto che qualcuno potrebbe sempre bussare alla porta. Ti lascio? E ti lascio con la buonanotte, che se mi conosci da poco troverai un po' strana, ma i vecchi si sono già abituati. Buonanotte. Buonanotte, incosciente.